Io approfitterei di questa cosa per fare un appello, che io ci sto pensando un sacco a questa cosa, un sacco di tempo. Io vorrei fare un appello a Papa Francesco, proprio lui, il Papa buono, il Papa cool, quello, no? Pro immigrati, pro droga solo nella mia testa, però vabbè, pro droga, grande Papa, mai detto, comunque. Il Papa ultras, basta. Oh, visto che è il Papa così progressista veramente, no, gli vorrei chiedere di rivedere un po' la figura dei santi, perché i santi sono una cosa che secondo me diamo un po' per scontata, però cioè i santi sono persone migliori di noi, cioè nel senso, mo, quanti di voi per alzare in mano sono santi? Nessuno, cioè questi hanno fatto qualcosa, questi santi hanno fatto dei miracoli, solo che magari una cosa che 700 anni fa era un miracolo nel 2019 può sembrare meno miracolosa. Allora io vorrei rivederlo un po', un po' di cose me ne sono viste, mi sono andato a vedere un po' di storie, tipo San Bernardo da Chiaravalle. Chi era? San Bernardo da Chiaravalle stava scrivendo il Cantico dei Cantici quando gli appare la Vergine Maria che bagna le labbra del santo con latte del suo seno. Egli ottenne in dono una portentosa forza espressiva. È il santo protettore degli apicoltori e dei cerai. Però uno dice, sai, San Bernardo da Chiaravalle è un po' indie, ma invece pure se uno va a prendere, cioè tipo San Tommaso, un apostolo, cioè San Tommaso perché è famoso? Se non vedo non credo. Uno dice San Tommaso un apostolo, è famoso perché se non vedo non credo. Allora io dico San Tommaso, uno che è stato tutto il tempo con Gesù, uno dei migliori amici di Gesù, che proprio l'ha visto che moltiplicava i pani e i pesci e trasformava l'acqua in vino, e il morto che cammina, e lui che cammina sull'acqua, e l'ultima cena, e Gesù che dice morirò per i vostri peccati, guardate bene, lo faccio una volta sola, e Gesù che sta a colla, sta croce su per la collina e tutti i romani che lo frustano, Gesù che sta là dilaniato, e Gesù su sta croce e questi che lo punzecchiano, la corona di spine, Gesù che sanguina, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, muore Gesù, crolla il tempio, piangono tutti, tre giorni dopo a cena ci stanno gli apostoli disperati, rientra Gesù, bella regalo resuscitato, come avevo detto per i vostri peccati tutti, e viva Gesù, e San Tommaso, ah! Scusa un attimo, sono famoso per questo, non è per niente. Vi è qua, fammi sentire. E ha infilato due dita nel costato di Gesù Cristo. Oh, mo sì, santo. Lui sa, lo scettico, santo. Invece di dire, oh, ma che sei scemo, cioè, ma hai visto che ho fatto? Non è che ho fatto una rovesciata a calcetto, sono tornato in vita. Mi devi ficcare due dita, ti sembra il caso? Santo. Però anche se vai proprio top di gamma, cioè Francesco d'Assisi, il patrono d'Italia, il Tommaso Paradiso dei Santi, no, questo è molto irrispettoso, chiedo scusa, questo era brutto. Però San Francesco d'Assisi, che comunque sia, cioè è un santo, è una bomba di santo, predicava la povertà, la pace, cioè sono cose bellissime, se siete mai stati a una messa francescana sono bellissime, si parla di pace, ci si abbraccia, ci si passa una fiamma e rappresenta, sono stupendo, cioè i francescani sono veramente fichi secondo me. Però San Francesco d'Assisi, qual è il miracolo di San Francesco d'Assisi? San Francesco d'Assisi parlava agli animali. Ma che potere è? Cioè, il Signore Onnipotente manifesta la sua grandezza attraverso di te e tu parli con gli animali. Non potevi, che ne so, tipo, prendi i poteri di Superman e aiuti i poveri. Vabbè, non lo so. Comunque, no, qual è il miracolo di San Francesco d'Assisi? Nel XIII secolo, a Gubbio, c'era un lupo che terrorizzava la città. Allora, gli abitanti di Gubbio chiamano San Francesco che parla questo lupo, con questo lupo, e lo convince ad andare via. Ora, questo miracolo secondo me ci insegna due cose. La prima è che nel XIII secolo Gubbio era una città dei rincoglioniti. Perché nel XIII secolo c'erano le crociate, gli imperi, le catapulte, le armature, e un'intera città era tenuta in scacco da un lupo. Un lupo. E la seconda, ma che c'è di parlare per mandarlo via? Cioè nel senso, tira gli inselcio e poi prendi i poteri, aiuti i poveri, fai una diga, non lo so che gli serve poi. Educazione fisica. E cioè se è solo per sconfiggere un lupo, allora va bene pure
il cacciatore cappuccetto rosso, cioè nel senso, pure lui ha sconfitto il lupo, anzi no, lui prima sconfigge il lupo e poi tira fuori alla pancia la nonna in cappuccetto rosso ancora vive, quello è un miracolo, quello sì che è un miracolo. Allora, visto che la santità è stata data così un po' in giro, io avrei una proposta, e qui l'appello, per santificare una persona che effettivamente porta la felicità nelle case degli italiani da un sacco di anni. Forse più fedeli di voi avranno capito che sto parlando di Giovanni Rana. Perché voi ridete, però voi lo sapete quanto ci vuole a cucinare gli sfogliavelo di Giovanni Rana? Quanto ci vuole? Qualcuno mi dice quanto ci vuole... Qualcuno lo sa? Gli sfogliavelo di Giovanni Rana? Un minuto! Un solo minuto! Un cazzo di minuto per dei tortellini buonissimi! Metti a bollire l'acqua, li butti dentro e alla le mani, sono pronti! Un minuto, Giovanni Rana santo subito! Grazie! Grazie mille! Grazie mille a tutti! Grazie mille a tutte!